Terreno Adriatico che tocca la provincia di Teramo è una soddisfazione anche per il Consorzio B. Sì, è una soddisfazione perché noi abbiamo messo la nostra parte sia a livello economico ma anche a livello organizzativo. Ci siamo, anche perché Tirreno Adriatico vuol dire anche territorio, vuol dire marketing, vuol dire pubblicità, vuol dire turismo, per cui non potevamo che rendere protagonista il consorzio, ma soprattutto tutto il territorio dei 26 comuni del consorzio. Ecco, oggi ci sarà tappa Giulianova, domani sarà una tappa prettamente nella provincia di Teramo che colpirà quasi tutti i comuni del BIM. È un orgoglio per me, un orgoglio per il consiglio direttivo. Ed è un territorio, quello teramano, in cui investire sulla mobilità sostenibile. Sì, infatti questo è un biglietto da visita per far sì che tutte le istituzioni, anche il GAL, anche la provincia, la regione, debbano investire sulla sentieristica, sulle piste ciclopedonali. Stiamo facendo tanto, dobbiamo continuare su questa strada perché il volano principale è anche quello del turismo lento. Se non abbiamo gli strumenti, le strutture adatte, non possiamo neanche recepire turisti. Per cui questo è il volano per andare avanti e avere un fiore all'occhiello come la provincia di Teramo.